Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dei preferiti del periodo. Parto con tre prodotti che mi sono stati omaggiati dall'azienda Florinda. Giù nell'info box trovate il link del post che ho creato sul mio blog, così potete trovare prezzi, incide prodotti, le informazioni sull'azienda e anche dove acquistare i prodotti, perché in tantissime mi state chiedendo dove si possono acquistare. E i tre prodotti fanno parte della linea Alfico d'India. Parto con la crema corpo, che è una crema corpo restitutiva ed elasticizzante, testata al NIKED e certificata IAB. Non mi soffermo sulle confezioni, che sono tutte bellissime, come del resto tutti i prodotti dell'azienda hanno dei pack che a me piacciono moltissimo. Questa crema è una crema abbastanza leggera e fluida, dalla texture molto fresca, infatti vi lascia una sensazione di freschezza sul corpo, e io in questo periodo dove c'è veramente tanto tanto caldo la utilizzo con molto piacere prima di andare a letto, in modo da entrare, non è che mi copro, però da stendermi nel letto per dormire e avere appunto una sensazione di freschezza, in modo da potermi addormentare con più facilità. È una crema molto idratante, molto nutriente, ma allo stesso tempo super leggera, non unge, non appiccica, non fa scia bianca, a meno che non si vada ad abbondare con il prodotto, cosa che mi è capitato, perché in realtà basta veramente pochissimo pochissimo prodotto per applicazione. Se ne mettete un pochino di più si assorbe comunque e non unge, solo che ci vuole un massaggino un po' più lungo. Quindi è una crema che mi sta piacendo tantissimo, la uso molto volentieri nonostante appunto il caldo non è che aiuti molto, almeno per quanto mi riguarda, con le creme corpo. Invece devo dire che questa si sta comportando bene e ve la consiglio. Altro prodotto sempre della linea Fico d'India è il siero viso, questo qua rigenerante anti-age, anche questo testato al NIKED e certificato IAB. Di questo ve l'avevo mostrato in un video haul e in tante mi avete chiesto informazioni su questo siero, siete rimaste tutte molto incuriosite. Mi piace tantissimo. Allora, la profumazione, che è la stessa per tutta la linea, è una profumazione molto molto delicata, buona, fresca, anche neutra. È un fluido, un siero viso molto leggero, sembra una cremina, ma in realtà quando poi la si va a stendere rimane proprio molto 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 leggera, non un gel, però veramente molto leggera. Anche questa non unge, non appiccica, si assorbe immediatamente, è molto idratante, rinfrescante, ma allo stesso tempo non va ad appesantire la pelle. Io ho una pelle mista, in estate tendo a buttare fuori qualsiasi prodotto mi vada a mettere. Questo siero mi sta piacendo tanto, io lo sto utilizzando da poco più di un mese. All'inizio non era ancora scoppiato il super caldo e io l'andavo a utilizzare mattina e sera insieme alla crema. Adesso per la mattina utilizzo solo questo, mi va benissimo, anche usato al posto della crema, mentre la sera utilizzo tutte e due. Mi piace tantissimo, è anche lievemente rimpolpante e sicuramente è adattissimo per pelli da miste, se appunto utilizzate delle piccole accortezze come me, fino ad arrivare alle pelli secche. Veramente un ottimo prodotto, e anche di questo ne basta veramente una piccola pompatina per fare tutto il viso. L'ultimo prodotto di questa linea è la crema viso. Questa qua è una crema viso, anche questa certificata IAB e NIKED tested, anti-age e rigenerante, il pack è carinissimo perché è in vetro opaco con il tappo in legno. È una crema che a vederla, quando appunto aprite il barattolo, è una crema veramente molto solida, e anche quando si va a prendere, a prelevare con il dito, sembra veramente molto ricca. Quando poi in realtà si va a stendere sul viso diventa una crema gel, cioè è veramente leggerissima, anche questa dà una sensazione di freschezza. Io questa qua nel primo periodo l'ho utilizzata sia la mattina che la sera, adesso avendo la pelle mista per il giorno sarebbe troppo per me, però la vado a utilizzare la sera e al mattino mi sveglio con la pelle che non è per niente unta. Anche questa molto idratante, però allo stesso tempo
leggera, non va a appesantire, non va a lucidare, mi piace moltissimo. Anche di questa se ne va a mettere pochissimo, quindi questo barattolino mi durerà all'infinito, però vi consiglio questa linea perché è veramente una linea molto molto interessante e appunto è fresca, quindi a maggior ragione se avete una pelle secca, secondo me questi prodotti sono una manna dal cielo. Un altro top di questo periodo, passando a altra azienda, sono queste salviettine deodoranti di Tiger. Allora, costano un euro e vabbè, sono delle salviettine, però vi posso garantire che mi stanno salvando la vita perché sono molto rinfrescanti. Non vanno a appiccicare la pelle, e io le utilizzo quando sono a lavoro. Io lavoro tipo 10-12 12 ore in su, diciamo, e non posso fare la doccia o lavarmi, quindi quando mi cambio, dopo aver messo a posto tutta la sala eccetera, quando mi cambio e mi metto la divisa, passo queste salviette e dopodiché applico il deodorante. Effettivamente lasciano in ordine, freschi e puliti. Ovviamente se si suda tantissimo o se siamo già sporchi, anche no, nel senso acqua e sapone è la cosa migliore, però se siamo puliti, abbiamo semplicemente sudato un pochino ma non possiamo lavarci, queste sono ottime e costano un euro e sono 10 salviettine. Io ho tre prodotti di make up. Allora, il primo prodotto è questa tinta a labbra, la Matte Mousse di Kiko, la colorazione è la 04, che è quella che indosso. Questa era una limited edition, ma Kiko ogni anno tira fuori altre limited edition, che però in realtà sono sempre i soliti prodotti con il pack cambiato. Se ci sono ancora queste tinte, io ve la straconsiglio, perché durano un sacco, non seccano per niente le labbra, non se ne vanno neanche con il cibo. L'applicatore è veramente molto comodo e riesco a stenderlo bene e con precisione. Il colore poi a me piace tantissimo, è un colore che vado a utilizzare sia in inverno che in estate, perché io non sto dietro a colori e alle stagioni, cioè quando ho voglia di un colore lo metto e basta, però in questo ultimo mese lo sto utilizzando, non vi dico tutti i giorni ma quasi. Questo qua mi è stato omaggiato al Cosmoprof dall'azienda e sto parlando del The Earthly Lip Velvet Finish, e questa è nella colorazione Berry Healthy. Praticamente è la tinta labbra di Physician Formula, mi piace tantissimo. Allora, il colore è un colore molto bello che sulle mie labbra, diciamo, si vede un pochino poco perché io ho le labbra molto pigmentate, e quindi però mi va comunque a dare un lieve colore e a uniformare le labbra. È molto confortevole sulle labbra, l'applicatore è leggermente scomodo, non mi trovo benissimo con questo applicatore, però il colore è bellissimo. Non va a seccare le labbra, rimane per molte ore e quando va via non va via sgretolandosi ma va via in maniera uniforme, quindi anche questa ve la straconsiglio, mi sta piacendo tantissimo, la metto appunto un giorno sì e un giorno no. L'ultimo prodotto è questo blush di Essence, My Glow Passion Blush, nella colorazione, la vedo comunque, è la colorazione quella più scura, ce n'erano due, questo è quello che tende più al bronzo, diciamo. È un blush luminoso che mi sta piacendo tantissimo, lo utilizzo tutti i giorni, ce l'ho anche adesso perché dà un effetto molto naturale, un po' di pelle abbronzata, è luminoso sul viso, è molto scrivente già dalla prima passata, dura abbastanza e per il prezzo che ha ve lo consiglio assolutamente. Inoltre il pack è veramente molto carino, quindi questo qua è uno di quei prodotti che vado a utilizzare veramente tutti i giorni. Quindi questi erano i miei preferiti del periodo, fatemi sapere quali sono stati i vostri, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!